Torniamo a parlare della questione dei 7 cuccioli trovati in via Nazario Sauro a Pistoia, abbandonati. Qual è la problematica in questo momento? In questo momento i cuccioli sono presso due balie, due delle nostre volontarie che ci danno una mano nello svezzamento sia dei gatti, in questo momento specifico dei cuccioli di cane. Essendo molto piccoli, li abbiamo trovati con il cordone ombelicale ancora attaccato, quindi sono cuccioli che la mamma avrebbe allattato in modo continuativo, quindi ogni 3 ore mangiano, per cui ringraziamo queste due persone che si stanno preoccupando di fare questo al posto della mamma. Noi abbiamo fatto la scorsa settimana un appello per richiedere del latte in polvere e la generosità è stata tanta. Alla fine, come nei bimbi, si passerà dal latte al cibo di proseguimento e quindi c'è uno specifico indicato dai nostri veterinari che non dovrebbe creare diarrea, non dovrebbe creare problemi di digestione in questi piccoli cuccioletti. Per quanto riguarda un'eventuale futura adozione, perché ci stanno sommergendo, è prestissimo, cioè noi cominceremo a avere le richieste per questi animali a fine settembre. In questo momento stanno crescendo bene, prima di poter dire li affidiamo sicuramente si parlerà di fare una richiesta su fine settembre e l'adozione si parlerà quasi da novembre in poi, cioè quando hanno raggiunto un'età tale che possono essere, diciamo, autonomi. Crescono bene, ci stanno dicendo le balie, prendono su peso anche i due che purtroppo abbiamo trovato, una con una zampina mancante ed un'altra con una falangina di un dito, di una zampa mancante. Probabilmente temiamo possano essere stati, che so, noi ipotizziamo anche topi, non è detto, perché quando sono piccoli così senza mamma che li difende può succedere, per disgrazia. Comunque complessivamente godono di buona salute? Sì. Al momento sì. Stamani mattina quella con il problema più grosso è da un nostro veterinario a fare appunto, a vedere di sistemarla per il meglio, di fare un piccolo intervento per fare in modo che questa problematica non gli crei problemi in futuro. Ecco. Quindi ripetiamo, per chi volesse si può rivolgere chiamando e chiedendo tutte le informazioni qui a Rifugio del Cane. Allora, il numero è 0573 400 413, chiaramente ci sono degli orari che vengono detti sulla nostra segreteria e per quanto riguarda appunto per le informazioni non tanto, perché per il momento è presto, più che altro per poter comunque dare sempre una mano nel mantenimento anche economico, nel poter portare qualcosa per questi cuccioletti.